Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo nuovamente qui per parlare di una macchina fotografica, una macchina probabilmente conosciuta, il cui marchio però magari risulta un po' ignoto ai ragazzi, alle persone più giovani che possono eventualmente seguirci. Ad ogni modo si tratta della Ricoh KR5. Il nome Ricoh, come dicevo prima, potrebbe suonare un po' strano a chi non è particolarmente avvezzo al mondo della fotografia oppure magari non ha un po' di anni sulle spalle. Ma negli anni 70 e gli anni 80 era conosciutissimo e contendeva praticamente la scena ai marchi che oggigiorno vanno per la maggiore, cioè Nikon, Canon, Pentax. E questa macchina, la Ricoh KR5, che risale al 1978, è forse una delle macchine meccaniche più conosciute appartenenti a questo marchio. Andiamo quindi a vedere un po' com'è fatta. Premetto subito che probabilmente questo sarà un video particolarmente breve perché la macchina è veramente semplice, è essenziale, c'è poco da dire. Lo faccio per due motivi, uno per presentare la macchina e un altro perché magari va a vantaggio di chi si affaccia adesso al mondo della fotografia e forse non trova un video in cui vengono spiegate le caratteristiche della macchina, i vari comandi. Comunque, ad ogni modo, incominciamo a parlarne. Quindi questa macchina si chiama Ricoh KR5. 5 probabilmente perché i tempi di scatto vanno dalla posa B a un 5 centesimo. Questo lo immagino io, sinceramente non l'ho letto da nessuna parte. Comunque, ad ogni modo, vedete, i tempi di scatto riportati qua vanno dalla posa B a un 5 centesimo di secondo. E il tempo sincro del flash è un 60esimo. Quindi, nella parte anteriore troviamo, come ovvio, l'ottica è un Reconar 55 mm f2,2. L'attacco è Pentax K, quindi su questa macchina potete montare tranquillamente tutte le ottiche Pentax con innesto K, che tra l'altro era molto diffuso a quell'epoca, parliamo quindi della fine degli anni 70. Parte anteriore l'autoscatto e questa immagino sia la predisposizione, perché neanche nel libretto di istruzioni è specificato, per il pulsante per la profondità di campo, credo. Ma vedete, non c'è. Boh, è una scelta forse della casa. La parte superiore presenta manettino di riavvolgimento, predisposizione per la sensibilità degli ISO, che si sblocca questo disco pigiando leggermente questo pulsantino. Quindi abbiamo visto ghiera dei tempi, pulsante di scatto, leva di avanzamento della pellicola e di caricamento dell'otturatore. La parte sotto presenta la predisposizione per l'attacco di un cavalletto, il vano delle batterie. Questa macchina monta due stile, sì, scusate, stile, due pile LR44. E questo è il pulsantino per il riavvolgimento della pellicola, quindi ragazzi stiamo parlando proprio dell'essenzialità pura e non c'è altro. Allora, vediamo come è fatto l'otturatore e a lamelle metalliche a scorrimento verticale. Vedete? Schiamo un tempo lento, così si vede meglio. Penso che più breve di così e più essenziale di così stavolta non c'è niente. Non ci ho neanche fatto un rullo ancora, non ce l'ho fatto. E probabilmente lo farò. Purtroppo è sempre una questione di tempo. E appena un minuto, appena c'ho un po' di tempo, faccio un video, provo a pubblicare qualcosa. Di questa macchina, ragazzi, io non saprei cosa dirvi. C'è poco da dire. È una macchina che consiglio vivamente perché i tempi sono precisi. Diamo un'altra occhiata.
non è per allungare il brodo, è per farvi vedere un po' nel dettaglio. Allora carichiamo, è un posa B, vedete? I tempi sono precisi. Boh, poi parte da un ottavo, non c'ha un secondo questa. C'è un ottavo, un quindicesimo, un trentesimo, un sessantesimo, 125, 250, 500. I tempi sono ridotti. Una particolarità di questa macchina, che ci tengo a precisarla perché magari la si compra e poi dice non funziona, è che per attivare l'esposimetro, e qui vi allego una diapositiva presa dal libretto di istruzioni, vedete la parte interna, mirino e funzione esposimetrica, è necessario che la leva di avanzamento della pellicola sia discostata dal corpo. Stessa cosa per quanto riguarda lo scatto. Adesso vi faccio vedere. Qui abbiamo un tempo di un trentesimo. Allora, se io appoggio la leva, vedete, in questa posizione, così, la macchina non scatta. Qualcuno dirà, sì, vabbè, stai parlando dell'acqua calda. No, perché se questa macchina entra in possesso di una persona che non è particolarmente esperta, dice, non funziona. Allora, invece, se noi scostiamo la leva dal corpo macchina, ecco qua che funziona. Vedete? Scatta, non scatta. Niente di particolare, però è una cosa che può tornare utile per chi si approccia per la prima volta a questa macchina fotografica. Video molto breve, di semplice presentazione della macchina, una macchina che comunque mi riprometto di provare, e poi magari se faccio qualche bella foto, perché c'è da dire anche quello, se sono le solite fotografie, tanto per vedere come viene, sinceramente non, boh, penso di non farlo più. Cioè, tutte le macchine, bene o male, funzionano. Questa l'abbiamo visto, funziona, le fotografie le fa, dopo dipende, la qualità della fotografia dipende anche non solo dalle caratteristiche tecniche della macchina, dall'obiettivo, ma anche da quello che inquadri, se inquadri sempre le stesse cose, insomma. Se hai modo di uscire, di girare, di trovare qualcosa di interessante, allora sì, per il resto accontentiamoci. Un'ultima cosa, e questa c'è anche la finestrella, vedete qui, per il contapose, che è progressivo. Spero vi sia stata utile questa breve presentazione, vi ringrazio per l'attenzione che mi riservate ogni volta, vi ringrazio perché vi iscrivete sempre di più al canale e vi prego di continuare a farlo. E se vi piace mettete un like, aspetto i vostri commenti, grazie a tutti, al prossimo video.